Ecco, questo è il mare. Infatti stiamo venendo via perché se fosse stata una bella giornata, facevamo lavadora, seccadora e andavamo a prendere sole, ma qua cioè, c'è anche gente sdraiata in spiaggia. Ma No, guardate un po', ho fatto 1 chilometro e qua è limpido, non c'è neanche una nuvola. Là sul mare non si vedeva a 10 metri. palude tipo film americani dell'orrore, che poi arriva qualcuno e ti ammazza, ammazza tutti quanti. Bellissimo. Adesso ammazziamo noi due ciclisti e un falchetto, un falco che, minchia che bello, io adoro i falchi, pieno qua di cipeti, falchi, bellissimo. Campanile che svetta. Siamo tornati nella nebbia. Madonnina, guardate, c'è il campeggio là. C'è il campeggio là, ragazzi, volto dalle nuvole. Dopo varie ricerche siamo riusciti a trovare un parcheggio per mangiare, ragazzi. Ci siamo piazzati. Aia, la testona! Ci siamo piazzati qua, questo parcheggio qua. Ma il mare è stranissimo, dopo vi faccio vedere il mare, stranissimo. Boh. Un posto un po' strano. Vabbè, per mangiare. Ciao! Che Betty! Betty! Non avete visto che cane è troppo forte? Sembra il cane, sembra un gremlins. Non guardate i miei capelli che me li ha tagliati malissimo. Guardate che posto strano. Ragazzi, guardate, io è la prima volta che vedo una cosa del genere sul mare. Come viaggia le nuvole, la nebbia, come si chiama, non lo so. Cioè, ragazzi, il mare sarà 200 metri, penso. Adesso qua si è diradata un po'. Incredibile. Ragazzi, siamo finiti sulla Luna. Su un altro pianeta siamo. Cioè, torniamo al camper. A vedere cosa ci fanno da mangiare le due donne, Insalata di insalata di pesce pesce, dice Silvio, con le patate. con le patate, poi basta, frutta, siamo leggeri oggi, i gabbiani non mancano mai. Hola. Che se magna? Che non lo so, patate se lesse, magna? penso. Patate Patate lesse lesse. e insalata de mariscos. Va bene. Ti gusta? Vedere. Ma tutte e due le Oh, facciamo. sì, tutte e Sì, due. tutte e due. Oh, che posto strano, anzi. Ma sembra un Stasera po' il veniamo lì film. a dormire sulla spiaggia. Sembra un po' il film di Hodler, no? Adesso stiamo andando al Faro de Peña, a 6 km da dove abbiamo mangiato. Qua c'è una Qui tapas. c'è la tapas, tapas, rallenta. Oh! Minchia, che due palle, oh. C'è ancora la nebbiolina, un po' è calata, eh. La bruma. Cioè, ragazzi, il faro è qua a 50 metri, è avvolto dalla nebbia, guardate un po'. Dove siamo finiti, ragazzi? Incredibile. Che giornata strana. Volevo farvi vedere il faro qua, ma non è che si vede molto, eh. Vabbè, andiamo a vedere il mare, che sarà peggio. Ragazzi, il faro è sparito. Questo è quello che si vede dal punto panoramico, il mare è di un azzurro intenso.
Che bestiale. Il bar sta sparendo anche lui. Dai che si vede qualcosa. Dai che si vede, ma che bello. Mamma mia, sei alto, ragazzi. Porca oh, vacca. Porca miseria, che bello. C'è un buco libero. Pazzesco. Incredibile. Da dove? Wow, raga, guardate un po'. La spiraglia proprio. Faccio fatica a vedere anche il monitor. Ragazzi, ci spostiamo ancora, andiamo a Cudillero, si pronuncia tanto? Cudillero, quando arriviamo poi ve lo diciamo perfettamente com'è. C'è un vento, raga, adesso qua, non è cambiato niente. Sono sparite tutte le nuvole qua adesso, abbiamo lasciato il faro e qua si è aperto tutto. Qui c'è un porto gigante, non so, ci sono delle barche, delle navi gigantesche. Siamo un paese che si chiama Zewan. Aviles. Adesso siamo Aviles. Aviles. E cosa ho detto io? Aviles. Pizzica. Ragazzi, guardate questo, cos'è? Una chiesa. Wow. Che spettacolo. Passata la Formula 1, divieto ai campi, ratto. Dove c'è scritto qui? Probabilmente il prezzo è attaccato, ma con cazzo. Adesso loro dove va? E come facciamo? Dentro del casco urbano. Porca puttana. Qua. Anche qua, sì. No, qua no. Cazzo ne so, io cosa mi fa fare. Wow, guarda che no, bel spettacolo. Ma che spettacolo! Wow, raga! Buona raga, tutto rego! Che posto! Vedo i camperozzi lì? Quello è il posto! Sì, sì. A quello! Wow, madonnina! Cioè, quando c'è il mare molto forte, da prendere arriva qua! Guarda che onde che ci sono! La tua destinazione si trova sulla sinistra! Che figaggio! Che figaggi! Devo girare qua dentro? Sì, devi girare qua dentro. Devo girare qua dentro, raga. Giriamo qua dentro, cazzo di sterzo, gruppo, non so che cosa. Mettiamo col muso di là. Di culo? Sì, meglio. Meglio. Per esempio, se ci arriva l'ondata non ci arriva proprio sul muso. Vediamo questo mare incazzato qua. Porca vacca. Che bello, raga. Ehi, fotografa, allora? Ma sei sempre che litighi col telefono quando fai le foto. È vero, perché ogni tanto da solo mi passa video, io non gliel'ho chiesto. Questo è il porto, ragazzi. Piccolo porticciolo, piccolo paese. Vamos! Buongiorno! Ciao Angiolina!
Hola Brad, ciao, tutto a posto? Come va? Minchia, non ci credo che siamo qua. Siamo qua. Dai, ormai sei nel tubo. Ascolta, buongiorno ragazzi. Allora, ieri sono arrivati qua anche i nostri amici Michele e la Adele. Abbiamo mangiato insieme. Ieri sera c'era la bassa marea, ragazzi, dovete vedere come si è ritirato il mare. Adesso si sta rialzando. Guardate. La giornata è abbastanza bella, almeno non c'è la nebbia. Lì sono tutti ancora chiusi dentro, non so se dormono. Antonella sta facendo la spremuta. Poi dopo ci spostiamo, dobbiamo andare a Novellana e poi alla spiaggia a Scattedrales. Adesso andiamo a fare colazione, che c'ho fame. Antonellina, buongiorno. Sei già in pista? Oh madonna, ciao. Ah, è già pronta la spremuta, bravo. Aspetta che devo tirare fuori tutte le medicine. Eh già, che dobbiamo prendere tutti gli integratori del mondo. Certo, non ci dobbiamo integrare. Vediamo quanti sono. Omega 3. Adesso è una sola. Guardate che po' di roba. La lattoferina è ferita. Va bene. Ok. Ciao ragazzi. Forse devo girarla di qua. Allora, vabbè, questo è il camper del nostro amico. Oggi fa strada lui. Ecco, cominciano a cadere le cose. Adesso guardo. E andiamo a Novellana, un paesino che abbiamo visto anni fa, dove c'erano delle scogliere splendide. Vediamo se ci sono ancora. A dopo. Allora, siamo arrivati a Santa Maria di Novellana. Vediamo se è qui. Antonella è sicura che eravamo sì, qua? Sì, sì, sono sicurissimo. Adesso andiamo a vedere se c'è qualcosa da vedere di carino. No, più che altro le scogliere e il mare, perché il paese ci sono quattro gatti. Quella lì dovrebbe essere la pensione dove siamo stati, quella gialla. Adesso andiamo a vedere. Anto, guarda che ne abbiamo uno di... Sì, Onoreo? Oreo. Oreo si chiama. Forte. Adesso per andare verso vicino al mare come si faceva? Allora stiamo andando a vedere se troviamo il mare. Anto. Lo vedi il mare, Anto? Lo vedo, il mare sono sicura che c'è. Dopo la nebbia c'è. Il mare si sicura che c'è. Ok. Il problema è arrivarci, perché mi sa che si torna con una cosa. Cioè campagna, sembra di essere nella nostra campagna, Anto. Sì. Però col mare. Però con il mare. Perché me l'avevano rovinato tutto. Guardate, guardate che carina questa casetta qua, nel verde, pazzesco, ma che cagnone, bau! Ciao Pluto, sembra Pluto, eh? Sembra Pluto, spettacolare, l'ha rimessa tutta a nuovo, che bello, fantastico, c'è anche il pozzo, e già guarda c'è anche il pozzo. Pensate. Pecorella, vieni qua. Dai che siamo quasi al mare. Guardate che roba, cioè il praticamente la montagna va nel mare. Siamo in alto. C'è una panchina, guarda. Spettacolare. Sì, quello volevo farti vedere io. Cioè, più che altro il panorama. Candy, che mangi? Mangia l'erba. Ehi, chi sei? Una mucca? Anto, sono le 12:20. Ora de com'è? È ora di mangiare. Adesso e dobbiamo pensare cosa mangiare. Ti faccio un bel poke, riso con avocado, un po' di salata. Qui ci sono. E non so, è il prosciutto cotto. Okay, va bene. Siamo leggeri perché ieri sera troppo pesante abbiamo mangiato. Sì, ma guarda le felci che ci sono qui, Anto.
Che roba! Ci siamo infognati in questa stradina qua. No, se vuoi venire avanti, vieni! Si può uscire di là! Un'ermita che hai! Vale, molto grazie. Bueno, ora passiamo perché... Dai! Preferisci far di là? Allora, Silvio gira e torna da questa strada qua. E noi usciamo di là sperando di non incastrarci. Vai, 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 vai! Grazie! Grazie! Niente, ci siamo, attento, ci siamo incanalati in una strada sola e abbiamo dovuto chiudere incastrati. Gli specchi, incastrati praticamente. Bello, Enrico era tanto che voleva fare le stradine e glielo fatte fare. E esaudisco sempre i suoi desideri. Adesso la strada è bella, dai. Era lì. Sì, era lì, abbiamo dovuto chiedere gli specchi perché non ci passavamo. A che ora? Ah, qui siamo tornati sulla carrettera dove eravamo prima, eh? Abbiamo trovato l'area sosta. L'area picnic. E questo qua è il posto, sì. Eravamo lì. Eravamo lì. Ah, che bello, c'è anche il cavallo. Bello, dai. Almeno c'è un po' d'ombra. Amico, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Hai mangiato? Sì, hai mangiato. Bravo. Hai bevuto? Sì, hai bevuto. Fatto la Bravo. Cacca? Fatto la cacca? Bravo, hai fatto tutto. Ecco, bravissimo. Ci lasci il tavolo? Ragazzi, guardate l'Oreo in miniatura. E c'è anche la griglia, Cicco, una, dos, una qui e una là. No. Ci facciamo un bel riso in insalata, ragazzi. Una zucchina ce l'ho per grigliarla. Eh sì, e basta. Grigliamo la melanzana e la zucchina e basta. Se vuoi Vabbè. Il cavallo, possiamo grigliare. Grigliamo il cavallo, Anto. C'è il cavallo. Una bella birretta non ce la toglie nessuno, ragazzi. Ci sistemiamo lì con i cagnoletti, lui dice sempre di sì. Ok, insalata con arance, pomodori, basilico, soncino. L'arancia nell'insalata? Sì. Dai, cosa come romana. I tedeschi? No, è romana. È romana? Ma va. Insalata di arance condite con le olive nere e il finocchio, o a volte finocchio, arance, olive nere, è una tipica insalata romana, molto buona. Grazie. E c'è poi sempre, mozzarella. C'è sempre da imparare, ragazzi. Mi ero dimenticato di farvi vedere la chiesetta, guardate che carina. Arrivo! Dobbiamo scolare il riso. Scoliamo il riso. Pensavo che dovevi suonare la campana. No, scoliamo il riso. Io di spiaggia. Non so se ho ripreso. Buona? Sì. Buona? Sì. Sì. Oggi si muore. Ci sono 35 gradi nel furgone e 29, quasi 30 all'ombra fuori. Adesso andiamo alla playa della cattedrale, un nome del genere. Sono 50 minuti di strada, dice Google. Deve essere un posto spettacolare, andiamo a vedere. Mamma mia. Dovevo andare in Norvegia. Vabbè, pazienza, ormai siamo qua.